Buongiorno ragazzi, oggi torneremo a parlare del nostro CASCAI, finalmente, e nello specifico andremo a montare questo supporto magnetico per il nostro telefonino. È arrivato da un po', ma non avendo tempo per poterlo montare, approfitto oggi di un'oretta per farlo. Questo supporto è stato acquistato come di consueto su AliExpress, vi lascerò il link in descrizione, come sempre, ed è un ottimo supporto magnetico. Ho voluto cambiare il supporto stesso, poiché già montato tempo fa, ma avevo montato quello circolare. Ho voluto prendere questo nero e grigio, poiché si intona perfettamente con gli interni del mio CASCAI. Al suo interno troviamo la base magnetica, eccola qui, che va montata poi sul supporto. Ha la base in biadesivo, ma comunque andremo a vedere che poi regge poco e niente, quindi andrà fatta una modifica e messe due viti interne per poterlo fissare al meglio, non farlo muovere. Poi vi faccio vedere come fare. Poi ha un altro biadesivo al suo interno e in più poi ha questi lamierini che vanno messi all'interno del telefonino. Dipende quello che vogliamo mettere. Ne ha uno tondo e uno rettangolare, dipende dalla grandezza del nostro telefonino ovviamente. Anche questi sono adesivi, basta togliere la pellicola e possiamo attaccarli posteriormente al nostro telefono. Io l'ho messo all'interno della scocca in alluminio, adesso ve lo faccio vedere. Ho smontato la protezione in alluminio del mio Xiaomi Redmi 5 e l'ho messa all'interno, l'ho attaccata sulla batteria stessa e poi ho rimesso la protezione in alluminio. Ma è veramente forte la calamita, ragazzi, non si stacca assolutamente, non si muove affatto. Anche quando andiamo a rimettere addirittura la nostra protezione in plastica, non si stacca assolutamente. Ok? Il costo di questo kit si aggira intorno alle 6-7 euro, dipende poi se abbiamo qualche coupon sconto, anche meno. Allora, non ci rimane che andarlo a montare all'interno del nostro CASCAI. Andiamo, ragazzi! Eccoci qua, il supporto in questione è questo qui, questo è il vecchio, come vi dicevo, che già avevo montato all'interno del CASCAI. Dopo un annetto di utilizzo e quindi mi sono trovato effettivamente molto bene, ho deciso per l'appunto di mettere quell'altro, tutto nero e grigio, di forma rettangolare. Allora, vediamo subito come si smonta il cassettino, perché vanno fissate delle viti all'interno del cassetto. Non so se si vede, ok? Andiamo per ordine comunque. Allora, la prima cosa da fare è allargare le due fianchette laterali, perché queste sono fissate ad incastro, quindi basta allargarle una e due. Vedete, dentro ci sono delle grappette in ferro come all'interno del Desaita, quindi vanno incastrate. Poi, una volta allargate le due fianchette quanto basta, andiamo a sollevare il nostro cassettino, perché il cassetto ha degli incastri che vanno fissati all'interno della protezione del cambio. Ok? Questi si smontano e poi sotto all'autoradio ci sono altri due, ci sono due fessure dove va incastrato il cassettino porta oggetti piccolino, questo qui. Vedete, queste praticamente sono le due viti che ho messo per poter fissare il supporto magnetico del telefono.
quindi vado a rimuovere questo vecchio. Quindi per smontare questo andiamo a togliere prima questa vitarella a croce che avevo messo io, piccolina, che serve appunto per bloccare la base di adesiva. Eccola qua. E qua andiamo a togliere quest'altra, un dadino da 7. Una rondellina, ok. E praticamente adesso questo viene via. Eccolo qua. Vedete, questa è la modifica che ho fatto io. Dalla base biadesiva ho messo all'interno un bulloncino con dadino esterno da 7. E poi ho messo da quest'altra parte una vite piccolina park per bloccare la base, quindi non si muove più. Una volta fissata questa non si muove più, rimane ferma così. Allora, i buchi sono questi qua, vedete? Bisogna fare questi due buchi. Allora, per chi volesse lavorare meglio può togliere anche il cassettino, quindi basta sganciare lo spinottino dell'accendisigari, qua dietro c'è una levetta, basta pigiare questa e sfilarlo, così viene via, e poi sfilare il morsetto del freno elettronico, anche questo ha la levetta da pigiare sotto. Ecco qui, una volta tolto tutto, il cassetto viene via in maniera molto semplice, così possiamo lavorare molto più agevolmente per mettere e fissare il nostro supporto. Così vi faccio vedere adesso la distanza di dove praticare questi due forellini all'interno del cassettino. Allora, questa è la base nuova e questa è la base che avevo già montato. Per fare questo lavoro dobbiamo sagomare, tagliare con le forbici la gomma in eccesso e farla diventare così. Praticamente serve solo la basetta interna, questa in rilievo. Tutta quest'altra parte di gomma va tagliata con le forbici, vedete, dove c'è il rilievo va tagliato con le forbici. Ecco qui, tolta la vite, tolto la staffa nuova, praticamente queste sono le due basi. Allora partiamo, come detto andiamo a tagliare tutta la gomma in eccesso all'esterno della base. Ecco qua, vedete? Questa è la base già tagliata, così. Che c***o questo? Basta! Basta! Questo è il risultato, vedete? Sono identici, le due basi tagliate. Poi a questo punto pratichiamo il foro centrale con una punta da 3,5. Mettiamo una tavoletta di legno sotto. Deve essere proprio centrale al supporto. Ecco qua. Poi allarghiamo il buco. Eccolo qua.
Ok, poi vedete, andiamo ad avvitare la vite. Questo bullone con il dado da 6, quello che insomma avete disponibile. E questo è come deve venire. Ok? La lunghezza del bulloncino va bene da 1,5 cm. Allora, calcolando che questa è la base vecchia e questa è la base nuova, praticamente i fori vanno riprodotti alla stessa distanza, poiché ho già calcolato, inserendo il supporto, dove vado a finire la base sopra, la base magnetica. Quindi né più in alto né più basso, ho calcolato facendo questi buchi che la base finiva precisamente a questa altezza, quindi al centro del cassetto. Vi ho risparmiato un lavoro, insomma, ragazzi, dai. Allora, il foro centrale l'abbiamo già fatto, dobbiamo adesso fare un forellino alla stessa altezza di quello vecchio. Prendiamo leggermente la misura, grosso modo, insomma, millimetro più, millimetro meno, dovrebbe venire a questa altezza qua. Possiamo farlo anche con un cacciavite a punta, scaldandolo con un accendino. Quindi calcoliamo che il supporto chiaramente deve essere nello stesso verso, eh? Quindi qua c'è la svasatura dove andrà poi il bullone per fissare la staffa. Questo è il verso giusto all'incirca, lo andremo a praticare a questa distanza. Funzionasse, ok, ci possiamo aiutare anche con la tavoletta di legno. E ci siamo, ok. Eccolo qua, foro centrale e foro piccolino sopra. Allora, fatto questo, proseguiamo. La misura invece dei due fori che andranno praticati sul cassettino sarà quello più grande, 22 mm per l'esattezza, dalla base del cassetto fino al foro. Dalla base del cassetto, dove sono gli attacchi che poi vanno inseriti all'interno della calotta del cambio, va fatto a 4,5 cm. Ok, 4,5 cm e va fatto il buco, questo più grande, 4,5 cm per, ripeto, 2,2. Invece questo più piccolino sarà 2 dalla base, quindi del cassettino, 2,6 cm, quindi 26 mm. E dalla parte laterale saranno, calcolando la base da questa parte, saranno esattamente 6 cm. Così vi ho dato tutte le misure.
Poi, fatto ciò, andiamo a inserire il bullone centrale, togliamo la protezione per il biadesivo, ok? Qui vediamo il buco piccolino che abbiamo fatto, che deve coincidere con questo sotto. Andiamo a fissare la parte centrale e poi andiamo a vedere dove corrisponde il pezzettino piccolino, all'incirca, eccolo qui, tanto lo possiamo poi spostare leggermente perché il biadesivo non è che sia fortissimo. Ok, quindi da dietro già si vede il buchino piccolino che abbiamo fatto all'interno. Qua messa la vite questa centrale, andiamo a mettere la rondella e il dadino, quello con la plastica, in modo che così una volta stretto non si svida più. Okay, andiamo a stringere poi il dado. Maniera quanto basta, e poi andiamo a rimettere la vitarella qua dietro, quella piccolina, in modo da poter fissare la base, in modo che così non ruoti. Quindi questa vitarella piccola serve solo per non far ruotare la base, per non farla muovere. Vedete, adesso questa non si muove più. Poi, fatto ciò, andiamo a inserire il supporto. Allora, qui vi consiglio di togliere il pezzo di plastica che serve per stringere la vitarella, così guadagniamo più spazio. Togliamo questo e mettiamo direttamente il bulloncino com'è, poi lo infiliamo da sopra per inserire il dado. Vi consiglio di utilizzare un paio di pinzette a becco e andiamo a mettere il dado sotto e avvitiamo il bullone. Ok, una volta che ha preso, poi stringiamo il bulloncino sotto. Abbiamo bisogno di una 7, questo deve andare tutto a toccare in questa maniera. La leva che sorregge, diciamo, poi il magnete deve andare fino all'ultimo scatto, vedete, questo ha gli scatti fino all'ultimo verso l'esterno. E poi andiamo a serrare. E il supporto è messo, non si muove più. Adesso dobbiamo mettere solo il magnete sopra. Mettiamo prima la parte che andrà poi avvitata sotto al magnete e poi mettiamo il magnete stesso. Questo va a pressione, bisogna metterlo sopra e spingere, ecco, e poi andiamo ad avvitare il dado in plastica sotto. Ok, eccolo qua. Poi questo lo lasciamo lento, perché poi, una volta montato il cassettino, dobbiamo regolare il magnete e stringerlo poi definitivamente, una volta che l'abbiamo regolato. Al lavoro ultimato viene così il nostro cassettino. Il magnete, la staffa fissata, quindi dentro si vede solo un pezzettino di bullone che esce al di fuori e basta. Adesso andiamo a rimettere il cassettino. Eccoci qua. Ok, quindi andiamo a riattaccare lo spinotto del freno, ok, e riattacchiamo quello dell'accendisigari. Ok,
Poi, e ripeto, qua sotto ci sono delle scanalature dove vanno inseriti questi due fermi, 1 e 2, vanno inseriti qua sotto, ecco qua, vedete? Là ci sono delle fessure e vanno inseriti là sotto, 1 e 2. Poi una volta che abbiamo inserito quei due fermi, ci sono questi altri due supporti che vanno inseriti all'interno della protezione della leva del cambio. Ci sono due fessure e questi vanno inseriti al loro interno. Poi prima di andare, quindi, come vi ho fatto vedere, a inserire il cassettino nei due fermi, sia avanti che indietro, andiamo a richiudere le alette laterali in questa maniera. Ok, basta spingerle verso l'interno e si riagganciano. Poi a questo punto andiamo adesso a inserire le due alette che vi ho fatto vedere prima all'interno e i due ganci nelle apposite fessure e andiamo a schiacciare. A posto. Il nostro cassetto è inserito, non dobbiamo fare nient'altro. Ok? Poi adesso ci andiamo a regolare il supporto magnetico con il nostro telefonino, quindi questo lo possiamo stringere ancora di più verso questa parte, orientarlo, poi questo lo possiamo sia mettere in orizzontale che in verticale, dipende come lo vogliamo installare per prendere più o meno spazio. Quindi come ci piace di più, o lo lasciamo così o possiamo regolarcelo e girarlo in maniera verticale, a nostra preferenza. Quindi come piace di più, per chi ha il cambio automatico non ha nessun problema, sia usandolo in modo sportivo sia in modo regolare, perché comunque non va a incanalarsi verso destra. Per chi ha il cambio manuale questo è da provare, quindi prendere le misure e vedere con la sesta, dove quinta e sesta, e dove arriva. Comunque secondo me lo spazio ce n'è in abbondanza. Quindi ragazzi, al lavoro ultimato il supporto verrà così, tutto attaccato alla fianchetta laterale destra, quindi in questa maniera, e il gioco sarà praticamente inesistente, perché inclinandolo bene in questa maniera non si muove più il telefono, perché va ad appoggiare la base su questa praticamente sulla parte superiore della fianchetta, quindi rimane leggermente alzato il telefono e non si muove più, vedete? Questa è la soluzione, penso, almeno per le mie esigenze, più ottimale che possa esistere, perché il telefono è sempre a portata di mano. È qui, quindi. Ok? Quindi ve lo faccio vedere meglio. Praticamente viene così. Leggermente inclinato verso dentro, sia da quella parte che da questa parte. Ecco qui, si vede solo il supporto, questo è quello che si vede praticamente, esce fuori solo la parte superiore magnetica. Allora ragazzi, anche per oggi è tutto, il tutorial per quanto riguarda il supporto magnetico del telefono è stato realizzato, spero che non sia difficile insomma per voi, vi ho fatto vedere per filo e per segno dove andranno messe le pitarelle, il bulloncino, la distanza, quindi voglio dire, una volta smontato il cassettino ci vogliono 10 minuti per realizzare il tutto. Ripeto, è un buon supporto magnetico, regge bene il telefono e secondo me è la posizione migliore dove lasciare il telefonino. Alla prossima ragazzi,
Statemi bene!